qui alla presentazione di AudiWeb relativa alle novità che l'istituto propone al mercato è intervenuto anche Giancarlo Vergori, consigliere di FedWeb, l'organismo che stimola la crescita culturale a favore della pianificazione online da parte delle aziende sul mezzo appunto internet. Giancarlo ha fatto un intervento abbastanza provocatorio, rompendo quel clima di grande euforia che contraddistingue il mercato della rete, riportando più sulla concretezza, sulla realtà e sulle problematiche che ancora vi esistono, soprattutto presso le aziende, tutti coloro che sono intervenuti all'evento. Allora, fai sempre un po' il guastafeste tu, cioè quello che introduce una nota stonata rispetto alla canzone che si sta cantando. Dal punto di vista dell'opportunità che c'è, da quanto tempo gli utenti, cioè dalla penetrazione del mezzo, dal tempo speso e così via, uno si aspetta, come nella mia modo provocatorio, che ci siano più flussi, diciamo, di attenzione da parte del valore di questo mercato pubblicitario verso internet. Ovviamente se non si guardano questi tipi di indici, uno guarda la crescita di quest'anno, che confronto gli altri mezzi è sicuramente una cosa positiva, ma secondo me non è così positiva come dovrebbe esserlo tutto qui. Infatti dal confronto internazionale l'Italia è buonultima rispetto a paesi più sviluppati, ma secondo te cos'è che manca alle aziende per dare un impulso ancora più forte agli investimenti sulla rete? Ma io nell'intervento ho citato questi clienti avventurosi che fanno delle bellissime case history che si trovano bene. Ecco, il concetto dell'avventura. Dobbiamo o togliere il concetto dell'avventura, quindi farla diventare una normalità, no, di pianificazione, oppure aumentare questi avventurosi che si confrontino con queste nuove metriche, con un mondo completamente differente, uscendo dalla sicurezza del GRPs per entrare a fare altre cose, anche se poi effettivamente con quest'anno siamo riusciti anche noi a offrire anche delle metriche facilmente comprensibili ai pianificatori. Ok, alle aziende forse manca un po' di coraggio, però possono esserci altri fattori esterni alle aziende che possono limitare lo sviluppo della rete, per esempio un panorama mediatico un po' sbilanciato. Certo, ma infatti adesso non voglio prendermela con le aziende, perché forse probabilmente col cappello dell'azienda io oggi probabilmente farei le cose che loro fanno, nel senso farei un passo dopo l'altro in maniera guardingua, perché oggi come oggi c'è una grandissima opportunità di un bacino televisivo che è unico, voglio dire, in Europa, che l'Italia offre, dove un mondo così sereno, che conosco bene, che è pieno di studi ed è pieno di eredità di dati, mi permettono di fare i miei investimenti in maniera più tutelata. Invece questo nuovo mondo, poi immaginiamo quello che abbiamo anticipato, che questo nuovo mondo, che poi alla fine il nuovo mondo non lo è neanche più, perché ormai sono più di una decina d'anni, sta arrivando all'interno anche la consumer electronics, sto parlando dei televisori connessi a internet, degli smartphone, delle console di giochi, eccetera eccetera eccetera, a questo punto qui diventa sempre più preoccupante. Bene, qui da AudiWeb è tutto, per ADV Express TV, Salvatore Sagone.